Intanto buongiorno a tutti, un saluto cordialissimo a Emettere Realacci. Purtroppo a causa Covid suo e mio questo appuntamento abbiamo dovuto spostarlo di data ed è coinciso con una mia visita questa mattina al Joint Research Center, al centro di ricerche comune della Commissione europea qui a Ispra. Ispra è in provincia di Varese, c'è il più grande centro di ricerche della Commissione europea, qui ci sono 2500 ricercatori e tecnici che lavorano a progetti per il futuro. Però ho voluto ritagliare lo spazio per collegarmi con voi, intanto perché ho trovato di grande interesse il rapporto della Fondazione Simbola, come sempre, soprattutto perché la Fondazione Simbola racconta storie, qui ci sono 100 storie concrete, cioè 100 esempi, 100 paradigmi che dimostrano come si può fare in modo diverso. Fatemene citare uno solo, proprio perché siamo qui, Ispra è a pochi chilometri da Inarzo. A Inarzo c'è Mogu, che è raccontato a pagina 138 e 139 del rapporto, un'azienda che io ho avuto modo di visitare qualche tempo fa e che fa prodotti per la bioedilizia su matrice organica, usa dei funghi, dei miceli che trasformati diventano piastrelle, ecco, la dico così perché così lo capiscono tutti. È un esempio straordinario di innovazione, nato in un piccolo comune della provincia di Varese, grazie all'intuizione e al genio di chi ha provato a costruire un incontro tra la natura e l'edilizia. E è una solo delle, appunto, tante storie che vengono raccontate, un quarto sono lombarde. Però io voglio partire al contrario, perché in fondo l'edilizia è il settore forse meno direttamente impattato tradizionalmente dall'innovazione, no? Mio amico, caro amico, testimone di nozze che fa l'imprenditore edile, in fondo mi diceva: vabbè, sai, le case noi le costruiamo in un modo che non è troppo diverso da quello con cui si costruivano 1.000 o 2.000 anni fa. E quindi in fondo potrebbe essere il settore che si ritiene più al riparo, più conservatore rispetto alla rivoluzione della sostenibilità e della transizione ecologica a cui siamo di fronte. Dunque, perché il settore dell'edilizia dovrebbe, permettetemi di dirlo in maniera un po' provocatoria, rompersi le scatole con questo tema? Non si può andare avanti a fare le cose come sono sempre state fatte da secoli, se non da millenni. Ecco, io vorrei che fosse chiaro a tutti che non si può fare così. E non lo si può fare sostanzialmente per tre ragioni. La prima è ambientale, quella che mi riguarda anche più da vicino, no? Guardate, basta questa considerazione. 100 anni fa sulla Terra eravamo meno di 2 miliardi, oggi siamo 8 miliardi. La Terra è sempre quella. È chiaro che la pressione sull'uso delle risorse diventa sempre più alta e poi, siccome ci sono, per fortuna, miliardi di persone che entrano nel circuito del benessere, dello sviluppo, consumano di più, domandano più risorse. Non possiamo pensare che le risorse siano infinite, dobbiamo usarle in un modo diverso. Questo apre al tema dell'economia circolare, su cui poi farò un esempio concreto nel vostro settore. Ma abbiamo anche di fronte delle sfide ambientali che abbiamo imparato a riconoscere, il cambiamento climatico tra queste. Il cambiamento climatico è un fatto, ne vediamo già oggi le prime conseguenze, per esempio con l'acuirsi dei fenomeni meteorologici acuti, delle bombe d'acqua, dei problemi di natura idrogeologica, delle colate di fango o anche della siccità, come quella che stiamo vivendo in questo periodo, che si alterna poi ai fenomeni acuti. Siccome questo è un dato che tutti gli scienziati condividono, non potrà che peggiorare anche per un'inerzia che si è accumulata nei prossimi anni, dobbiamo capire quali sono le cause e quali sono i rimedi. La causa la conosciamo, sono i gas serra, il principale gas serra è l'anidride carbonica. L'anidride carbonica viene prodotta innanzitutto dall'uso dei combustibili fossili. Ora, quando noi pensiamo a questo tema, ci viene in mente quello su cui abbiamo agito in questi anni, innanzitutto i trasporti, no? Per ridurre l'inquinamento dell'aria o le emissioni climalteranti, abbiamo agito soprattutto sul settore dei trasporti. Pensate a tutta la normativa Euro, che tra l'altro è stata messa a punto qui, dove sono io oggi, al GRC di Ispra. Pensate ai provvedimenti per il blocco del traffico nei momenti di inquinamento dell'aria. Ma in realtà i dati ci dicono una cosa diversa. Oggi sui consumi energetici finali in Lombardia i trasporti rappresentano il 23%. Il settore civile
vale quasi il doppio, il 44%. Questo 44% è fatto per 2/3 dalle edilizie residenziali in senso stretto e per 1/3 dal terziario, i piccoli negozi, insomma, assimilabili al settore civile. La principale causa non solo dei consumi energetici, ma delle emissioni climalteranti, cioè la CO2, e inquinanti, valgono in entrambi i casi intorno al 42%, in Lombardia e il vostro settore. Ora, pensare che il settore dell'edilizia possa chiamarsi fuori dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e quindi dalla necessità di immaginare forme che riducano le emissioni e quindi innanzitutto riducano i consumi e aumentino l'efficienza energetica degli edifici fuori dalla storia. Ma questo è solo l'aspetto ambientale. Ci sono almeno altre due ragioni che dobbiamo considerare. Una è chiarissima in questi giorni, è la ragione economica e quella, diciamo, geopolitica che gli sta alle spalle. Così do anche i dati che citava prima Ermete. Se andiamo a vedere come sono i consumi finali di energia nel nostro paese, sono dati che immagino molti di voi conosceranno già meglio di me. Il nostro paese per l'80% oggi dipende ancora dalle fonti fossili, le fonti rinnovabili valgono solo il 15%. E la nostra regione ne dipende dalle fonti fossili per l'85%, le fonti rinnovabili sono solo il 15% in Lombardia. Se andiamo dentro queste fonti fossili, scopriamo che in Italia 40% è gas, il 33% è petrolio e i suoi derivati, il resto è carbone. In Lombardia il gas rappresenta addirittura il 54% dei consumi energetici finali, il petrolio il 21% e poi appunto le altre fonti, tra cui il carbone. Perché noi in Lombardia abbiamo scelto di metanizzare da tempo, siccome il gas era ritenuto il combustibile di transizione. Abbiamo investito su quello perché è vero, il gas è il combustibile tra quelli fossili meno inquinante, che emette meno polveri, meno ossidi di azoto, eccetera, eccetera. Ed è anche quello più gestibile dal punto di vista delle emissioni di CO2, anche se poi il metano, quanto riguarda le emissioni climalteranti, è certamente una brutta gatta da pelare. Cosa vuol dire in termini di numeri? Beh, in Italia vuol dire che noi consumiamo 73 miliardi di metri cubi, di cui 29 vengono dalla Russia. In Lombardia ne consumiamo 16,3 in un anno, di cui 6,5 vengono dalla Russia. Questi 16,3 miliardi di metri cubi per 8,1 sono destinati al settore civile, residenziale. Sono consumi per il riscaldamento delle nostre case. Per 5,4 sono destinati al settore industriale. Ora capite che se ci vengono meno 6,5 miliardi di metri cubi improvvisamente, quelli che arrivano dalla Russia, noi o costringiamo tutte le case lombarde a riscaldarsi il 20% di quello che si riscaldavano prima, o non diamo più energia alle imprese, o smettiamo di produrre energia elettrica nelle nostre centrali termoelettriche. Non abbiamo molte alternative. Ecco, di fronte a questo fatto, che poi oggi tocchiamo con mano per il suo risvolto economico, un megawattora aveva un prezzo medio nel primo trimestre dell'anno scorso di 58 euro, alla fine di marzo aveva un prezzo medio di 308 euro. Chiunque si è trovato a pagare una bolletta elettrica, credo tutti noi, io quella di casa mia, voi quella delle vostre imprese, sa cosa vuol dire. Quando sono arrivato qui, il direttore del GRC mi diceva che il suo principale problema è che la bolletta energetica l'anno scorso era poco più di 3 milioni di euro, quest'anno sarà 10 milioni di euro e lui non sa come trovare le risorse per coprire questo deficit. Allora, di fronte a questo fatto, non possiamo pensare che il tema non ci riguarda moltissimo. Ci riguarda tutti, da cittadini o da imprenditori. E dobbiamo capire che alternativa possiamo mettere in campo. E però l'alternativa, e questo lo dice il nostro piano regionale Energia, Ambiente e Clima, cioè la previsione che abbiamo costruito per la dinamica delle politiche energetiche da qui al 2030. L'alternativa ha sostanzialmente due pilastri. Ridurre i consumi. Noi dobbiamo ridurre i consumi di 1/3 entro il 2030. E guardate che i consumi di energia sono stabili da 20 anni, in Lombardia siamo intorno
25 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, siamo scesi un po' a 22 per il lockdown, però stiamo già risalendo. Ma se andiamo a vedere le varie componenti, la componente residenziale, beh, non è che abbia dato segni di particolare miglioramento, anzi, ha avuto un andamento abbastanza altalenante, ma certamente il trend non è in riduzione. Quindi lì bisogna intervenire con operazioni di efficientamento energetico che vadano verso la direzione dei Near Zero Emission Building, normativa che la Lombardia ha anticipato rispetto alle scadenze europee, proprio perché lì vede il punto su cui bisogna lavorare. Certamente provvedimenti come il 110% vanno bene, forse sono stati persino eccessivi, abbiamo già consumato 18 miliardi e adesso dovremo metterne altri 6 per quello che stiamo facendo all'inizio dell'anno, c'è un problema di tenuta dei conti pubblici, non dobbiamo dimenticarcelo. Però questa è una direzione verso la quale oggi vale la pena di andare anche solo per contenere i costi delle bollette energetiche. Quindi il primo sforzo è su questo, è questo che io vi chiedo. Devo dire, in Regione in questi anni abbiamo investito anche con incentivi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, abbiamo messo a terra circa 90 milioni di euro per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, ne abbiamo efficientati alcune centinaia, ma gli edifici pubblici in Lombardia sono 160.000. Pensate quanto lavoro c'è da fare. E lo stesso vale per le iniziative che stiamo facendo con il piano per il rilancio, la legge 9, il piano Lombardia per il rilancio dopo la crisi della pandemia. Noi dobbiamo fare iniziative che guardano il mercato privato. Quindi certamente su questo c'è moltissimo lavoro per il vostro settore. Ma c'è una seconda linea su cui bisogna lavorare, che è quella che dicevo prima dell'economia circolare, il recupero di materia. Anche qui c'è molto da fare, c'è una bellissima iniziativa che abbiamo messo in campo con ANCE Lombardia, saluto la presidente De Albertis, di Assimpredi, l'ANCE Milano, ma insomma il mondo con cui stiamo lavorando è il vostro. Anche qui vi do due dati. Quando parliamo di rifiuti noi pensiamo quasi sempre esclusivamente ai rifiuti urbani. Beh, i rifiuti urbani in Lombardia sono 4,6 milioni di tonnellate. I rifiuti delle attività produttive sono 33 milioni di tonnellate. Di questi, più di 14 milioni di tonnellate sono rifiuti da costruzione e demolizione, cioè rifiuti che vengono dal vostro settore. E mentre i rifiuti urbani sono calati negli ultimi 10 anni, i rifiuti da costruzione e demolizione sono cresciuti del 40%. Sono passati da 10 milioni di tonnellate a 14, quasi 14,5. Cioè solo l'incremento degli ultimi 10 anni del vostro settore vale tanto quanto la produzione annua dei rifiuti urbani. Ora è chiaro che noi non possiamo pensare che questa materia la disperdiamo, la dobbiamo recuperare. La buona notizia è che oggi la avviamo a recupero per il 96% e gli impianti di recupero hanno un'efficienza altissima, 98%. Quindi potenzialmente la recuperiamo quasi tutta, ma poi non viene utilizzata. Ma poi oggi, anche per ragioni di prezzo, gli operatori preferiscono ancora molto il prodotto vergine. E questo è un punto su cui dobbiamo cambiare. Capisco, c'è una ragione di costo. Ci sono questioni come criteri ambientali minimi che vanno certamente messi a regime. Però c'è anche una cultura imprenditoriale che va cambiata. Oggi produrre con materiale riciclato diventa anche un elemento di marketing. Oggi produrre con forme sostenibili comincia a essere richiesto anche dai consumatori. Ecco, per favorire tutto questo, noi abbiamo realizzato, è ormai in linea dallo scorso ottobre, il Marketinerti, cioè una piattaforma in cui le imprese del settore dell'edilizia, costruito appunto con voi, possono trovare le indicazioni di prodotti riciclati, certificati, quindi con la sicurezza della qualità e la garanzia della certificazione, per cui solo prodotti dotati di marcatura CE, di certificazione di prestazione di IOP, di test di cessione, di eventuali ulteriori certificazioni ambientali, possono capire quant'è la quantità disponibile, dove lo possono trovare e a quale prezzo.
con una piattaforma open source che è accessibile a tutti. È un esempio, anche questo concreto, di una modalità di supporto che la Regione ha voluto dare per favorire questa trasformazione. Allora, io chiudo dicendo che c'è una terza ragione, abbiamo visto quella ambientale, abbiamo visto quella economica e quella geopolitica, ce n'è anche una legata alla finanza. Il mondo della finanza, che ha un forte potere anticipatorio, sta andando tutto nella direzione delle tecnologie green. Se una regione come la nostra, che è stata ed è la regione locomotiva del paese dal punto di vista del modello di sviluppo, dell'industrializzazione, della ricerca, dell'innovazione, non imbocca rapidamente questa strada, ci condanniamo a un futuro di retroguardia. E quindi noi vogliamo essere leader di questa trasformazione. Abbiamo bisogno che su questo i primi che scelgono di imboccare questa strada siate voi, siano le imprese dei diversi settori economici. E certamente in questo ambito il settore dell'edilizia ha un ruolo cruciale per i numeri che dicevo prima. Scegliere questa strada vuol dire trovare anche risorse per gli investimenti. Forse aveva sorpreso tutti quando la finanza valorizzava, ipervalorizzava le imprese no, dell'economia telematica, le dot-com. Abbiamo visto in questi giorni che Elon Musk ha comprato per 44 miliardi Twitter. Quante altre transazioni ci sono state per 44 miliardi nell'economia reale? Oppure, parlando di Elon Musk, abbiamo visto come la finanza investiva su Tesla quando Tesla continuava a perdere anno per anno. Poi adesso abbiamo visto che Elon Musk è diventato l'imprenditore più ricco del mondo. Ecco. Non sottovalutiamo questi segnali. Il fatto che si sta andando lì vuol dire che l'economia reale arriverà lì. E quindi la Lombardia, se vuole rimanere sulla frontiera dell'innovazione e dell'eccellenza, deve andare lì. E il vostro settore deve andare lì. Ecco, io credo che questo sia il punto strategico decisivo. E credo che la politica regionale abbia scelto con chiarezza la strada da imboccare, con il necessario equilibrio, con il realismo che ci caratterizza, quindi senza rincorrere, permettetemi di dirlo in modo un po' scherzoso, il cretinismo talvolta imperante in certo mondo ambientalista, devo dire grazie al cielo non in quello che rappresenta Ermete Realacci, che ha sempre avuto grande visione ma anche i piedi per terra. Quindi senza approcci massimalisti, ma con la consapevolezza che questa è una curva della storia che dobbiamo percorrere, perché se non la percorreremo, alla fine ci rimetteremo tutti. Ci rimetterà anche il conto economico delle vostre imprese. Per questo io dico, lavoriamo insieme come stiamo facendo, perché i 100 esempi che oggi la Fondazione Simbola ci ha presentato possano diventare 1.000, 10.000, 100.000 e possano indicare una strada a tutti noi, che è la strada su cui vogliamo costruire un futuro più sostenibile, ma che sia un futuro di sviluppo. Noi non vogliamo la decrescita, perché sappiamo che la decrescita non è mai felice. Vogliamo un modello diverso di sviluppo, ma perché ci sia, bisogna che sia sostenibile, più di quello attuale. Questa è la strada che in Regione Lombardia vogliamo seguire e che esempi come quelli presentati oggi indicano a tutti. Grazie.